avanti. Grave incidente sulla 460 all'altezza di Lenin nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, poco dopo le 15. Coinvolto un Alfa 156 Sportwagon, una Volkswagen Passat e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Caselle, l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago 65, il SAF, l'elisoccorso del 118, due ambulanze, la Polstrada di Torino e i carabinieri di Lenin. Il bilancio è di 2 persone decedute e di 4 feriti. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'Alfa e la 500 si siano scontrate frontalmente, colpendo poi la Passat. L'impatto è stato alquanto violento. La 500 è stata sbalzata oltre il guardrail, incastrandosi nel fosso tra il guardrail stesso e le piante. L'Alfa ha terminato la sua corsa sulla carreggiata verso il guardrail opposto e il motore si è staccato ed è finito sul prato sottostante. Sulla carreggiata, un po' di traverso, si è fermata anche la Passat. Deceduto un 52enne di Rivarolo Canavese e una 23enne di Alice Superiore. La 32enne passeggera della 500 è stata trasportata all'ospedale CTO, non è in pericolo di vita. I 3 che si trovano a bordo della Passat sono stati trasportati all'ospedale di Cerie, non sono gravi. Accertamenti in corso sulla dinamica. Le salme sono state portate in camera mortuaria a Cerie. Sì, tanto per cambiare, no? Sì, è quello lì intelligente. Sì, sì, sono sotto. Ma da stamattina la morta non tolta? Sì. Sì, sì, la sta mettendo su. Ah no, 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 sì, è per terra, è per terra.